Bentornati ragazzi con un nuovo episodio su Dark Souls Remaster. Ed eccoci tornati al comune dei non morti, precisamente vicino alla foresta di Radice Oscura, perché il mio obiettivo in questo episodio era quello di portarvi alla città dei fantasmi, a Petit Londo. Purtroppo però non ci possiamo andare, perché ci manca fare una cosa, ovvero dobbiamo per forza andare al bacino Radice Oscura. E capirete poi perché. Arrivato lì, a Petit Londo, non avremmo potuto scendere nell'abisso. Perché ci manca qualcosa, qualcosa che ci consente di camminare e non sprofondare nell'abisso. Abbiamo cambiato equipaggiamento, una nuova armatura, nuovo set, nuovo setup per il momento. Ci dà più equilibrio, più resistenza, siamo in mid-roll, ma l'armatura dei Cavalieri d'Argento è stupenda. È fatta molto 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 bene nei dettagli. E sta anche bene con il cappuccio del viandante. Ne approfitto per riparare un po' di roba. Ripare l'equipaggiamento. Ok. E ho ravvivato la fiamma del santuario. E così abbiamo a disposizione 20 fiaschette Estus, perché questo lo dobbiamo fare. Dobbiamo fare tutta questa parte senza sederci ai falò. Che non è. Non è bello. Non è che non è bello, non è produttivo sedersi a un falò dopo che abbiamo fatto quello che ci interessa fare. Abbiamo anche le unità per curarci, però penso che 20 fiaschette ci basteranno per affrontare due boss in questo episodio. Quindi questo lo dedicheremo interamente. Scusa. Ah, là si vede in lontananza il lago. Ma che bella profondità di campo. Sono tutto sfocato, peccato. Qua siamo al bacino di Radice Oscura. In fondo verso il lago. Diciamo che quello che incontreremo è un mini boss. Cerchiamo di non farci colpire dai suoi proiettili d'acqua. L'idra è nascosta abbastanza bene per il momento. Riesco a vederla. Dov'è l'idra? Ai. Sputando questi pericolosissimi proiettili d'acqua. Stava voglio, pezzetto del blu. Tante.
molto distante. Lei entra in acqua. Tagliamo una. Anche solo tu. Mannaggia! E allora facciamo così. L'ultima. Una serie di drago, l'anello della principessa Dusk. Il set iniziale del cavaliere. E un bel po' di anime. Abbiamo un'anima da recuperare, no, non mi interessa per il momento. È molto difficile anche sapere entrare nel DLC di Astorias of the Abyss, molto difficile, che dall'altra parte non ci sarà niente in questo momento. Se usciamo, entriamo dal gioco, troveremo un gol, invece questa praticamente è una cosa molto molto stronza da fare, perché se tu vai lì non trovi niente, non ci ritorni in un secondo momento. Conviene farlo ora. Conviene farlo ora perché poi devo farlo più volte entro ed esci. Ok. Bastava usare anche l'anello di ferro arrugginito per muoversi liberamente. Vediamo se c'è il golem. Eccolo là il golem. Molto resistente alla magia comunque. Dice che guardandolo si riesce a vedere chi c'è al suo interno. A lei abbiamo cavato mezza vita. Ciao Dusk. So, tis thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysio. I come up from an age long before thine. Molto precedente alla tua. I cannot posso stay restare qui a lungo. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysio, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to me. Sono magie pacifiche, magie che would this be of assistance to thee? Molto complesse per la loro semplicità. Che neanche il drago di Vinheim è riuscito, la scuola del drago, a imitare. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words.
Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Certo che ti convocherò. May the great flames guide thee. Da te comprerò luce. Troveremo il suo segno vicino a dove abbiamo ucciso l'idra. Però luce la possiamo comprare anche in un secondo momento. Possiamo comprarlo anche nel DLC volendo. Non voglio perdere altro tempo, voglio arrivare dal boss di quest'area. Rivisiteremo questi luoghi, Radice Oscura, il bacino, la foresta, in un'altra epoca. Il DLC Artorias of the Abyss ci porta a Ulasil, ma molto 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 tempo prima, forse dell'era del fuoco. La scata è fatta di merda, mamma mia, che schifo. Schifo, che brutto questo effetto dell'acqua. Sembra una ciotola gigantesca di ramen che si sta versando all'interno di una zuppiera. Guarda, ho fatto un lavoro di merda qua. E neanche si capisce che è acqua. Se guardate che effetto bruciano. È completamente diverso, no? Non mi piace. Qui l'acqua è tutta un'altra cosa, qui è vero che è in balia delle correnti, ma no, così non sta male. Meno uno. 10 di umanità. Un puro. Abbiamo diverse direzioni, ma noi dobbiamo prenderne una. Attenzione qui. Ah, maledetti geodata. Fai male, eh? Mostrai? Bravo, dove sei finito? E lì sopra ce ne sono altri. Forza, creature ancestrali. Forza. Fanno danno, però abbiamo resistito bene. L'equilibrio ci ha salvati qui. Porca miseria se fanno male. Ma qui invece l'equilibrio funziona benissimo. Gli animi di cuore vero coraggioso. Poi continueremo l'esplorazione di questo bosco. Lì in lontananza un enorme portone.
Il cimitero. Come se fosse una grande arena. Questo luogo ci parlerà un altro NPC che troveremo all'interno del bosco. Non tutti i boss non sono messi a caso, questo non è un enorme lupacchiotto tanto messo qui con un messo così. Ah, perfetto, mi spezza la difesa. Allora. Dai, sì, dai. Ok, dai. Sif non è messo tanto qui per caso. Ha un significato il fatto che lui protegga questo luogo e che custodisca un oggetto che ci permetterà di entrare in contatto con l'abisso. Un altro NPC, come ho detto, all'interno del bosco ci parlerà. Addio. Di Artorias. E del suo scopo e di cosa ha raggiunto, ha fatto. Per il momento potremmo utilizzare un osso del ritorno, ma continuiamo l'esplorazione, completiamo quest'area che voglio portarvi da questo NPC, parlarci. L'anello del Calabrone è l'anello di un altro cavaliere di Lord Gwyn. Abbiamo trovato l'anello del Leone uccidendo Hochstein. L'anello del Calabrone è di Ciaran. Ciao, funghetti tripolati. E voi siete molto, molto cattivi. Avete una miriade di HP. Questi shottano. Resina dorata. Grazie alla nostra umanità possiamo avere questo boost ai danni. Questo vale per tutte le anime, per tutte le armi ottenute con le anime dei boss. Possiamo esplorarlo in lungo e in largo questo posto. Stanno attenti però a non cadere. Lì c'è il luogo in cui si nasconde questo NPC, detentore di un altro patto,
per il patto dei guardiani della foresta. Qui c'è uno scrigno con un set di armature molto utile all'inizio del gioco, che è possibile anche ottenere molto precocemente, che secondo ha ottime difese, in secondo a quello di Havel. Perfetto, qua potremmo girare un pochettino in mezzo agli alberi per cercare magari qualche oggettino sperduto, ma io voglio salire di qua. Dai, abbiamo fatto un pezzo parziale. Questi sono tutti i non morti protettori della foresta. Cercherai di curarti. È un ottimo luogo per farmare qui. Attenzione al ninja che è pericoloso. Dove sei, caro ninja? Ti sei nascosto? Non è che mi viene alle spalle? Arrivando, sento correre. Dai, vieni, 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 ti ho visto. Dai. Forza, forza. Abbiamo uno stregone, poi abbiamo anche dei cavalieri. Molto resistenti. Esserci un altro cavaliere nascosto da queste parti e poi un cacciatore. Abbiamo tutti e due equilibrio. Solo tu. Eccoti qua, Paris.
fuoco ha superato le sue difese e sei morto. Sei morta. Ok, qui c'è, ecco, un set da recuperare. Perfetto. E ora possiamo tornare da Alvina. Il tradimento. Allora, devo parlare con lei. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. Già noi ci siamo stati alla tomba. Legend of Artorius art none but a fabric. Ed è vera questa. Questa storia. Non è altro che una favola, è vero. Poi vedremo perché. Go not yonder knocking for nothing, I say. È saggia. No. I see. The result most heathenish and gross. Then there is nothing more to say about this tedious reckoning. Huh? Begone from here, pernicious caitiff. Ah, ho sbagliato. Begone. E a sto punto le livelliamo. Può essere che magari resettando con i guardiani vivi riusciamo a resettare i suoi dialoghi. È da vedere questa cosa. Allora, intelligenza, destrezza, stamina, 13.000 anime, voglio comprare a sto punto il cimiero di Artorias, tanto, ma voglio dire, si possono farmare poi le anime, non è un problema delle 20.000 anime. Vediamo. Allora, vediamo. Guerriero coraggioso, sono 8.000, dai. Quello magico. Allora, acquista oggetto. Cimiero di Artorias. Questo cimiero apre una porta del giardino della Dice Oscura sigillata da un'antica magia. La porta conduce alla tomba di Sir Artorias, il camminatore degli abissi. Molti avventurieri sono spinti nella tomba, ma nessuno vi ha fatto ritorno. Sono tutti caduti vittime dei banditi locali. In mani e inesperti, questo cimiero può fare danni. Più danni che altro. Oh, yes. Un'altra cosa sul giardino della Dice Oscura, che cosa dice? Non mi sento il camminatore degli abissi, ma chi si avventura nella foresta non ha mai fatto ritorno. Oh yes. Oh yeah. E allora acceleriamo fin lì. Grande il mondo. Ma vangulo. Ah, niente. E io mi vado a prendere l'armatura del cavaliere d'elite. Peccato, pensare che è il Murakumo, perché volevo prendermi il Murakumo. È uno spadone, diciamo, che scala abbastanza bene, una spada curva che scala abbastanza bene in destrezza.
Queste che lo droppano, lo possono droppare anche gli scheletri delle catacombe, il Murakumo. Tutto questo fiorito. Questi pure devono droppare qualcun oggetto, due oggetti rari. Molto rari da ottenere, vabbè, non è ora, non è il caso. Allora, invece leggiamo la descrizione dell'anello del patto di Artorias. Questo anello simboleggia il patto del cavaliere con le bestie dell'abisso. Come Artorias, il portatore può attraversare l'abisso. E quindi ragazzi, nel prossimo episodio andremo a Petit Londo. Poi vi ricordate, abbiamo trovato questo nella città infame, il set dei sigillatori. I sigillatori che sono i guardiani di Petit Londo. I stregoni che inondarono Petit Londo per sigillare gli spettri oscuri e i quattro re corrotti dall'oscurità. Simboleggia la loro risolutezza nel mantenere attivo per sempre il sigillo e la loro espiazione per tutti coloro che vennero sacrificati, anche se due dei tre stregoni abbandonarono Petit Londo dopo essersi stancati del proprio compito, tra cui uno di questi lasciò Petit Londo per andare nella città infame e creare qualcosa per curare la pestilenza. La pestilenza, pippi, dove sei? Il rimedio. Infatti è magia del curatore delle vesti rosse, Yulva, guardiana del sigillo di Petit Londo. Riduce il sanguinamento. Una delle magie, forse abbandonato il suo compito di guardiana per dedicarsi alle arti curative della città infame, ma poi Mischinedda morirà, perché troveremo il suo corpo con le sue vesti e il... è questo. Quindi mancano altri due guardiani all'appello. I sigillatori sono praticamente dei maghi che per arginare forse l'ondata dei Darkwraith, quindi gli spettri oscuri, e il potere scatenato dall'oscurità dei quattro re hanno inondato la città. Infatti quando abbiamo passato Petit Londo si è intravisto come la città sia in parte inondata. Nel prossimo episodio ci dedicheremo interamente a lei, quindi io poi ritorno dove devo tornare. E ragazzi, per questa sera è tutto, vi auguro una buona serata, per chi... Io per me già è sera inoltrata, è notte fonda e vado a schiacciare un pisolino. Quindi grazie sempre per la visione e alla prossima. Ciao.